Salve e benvenuti in Med4Care. Io sono la dottoressa Kerr e oggi vi parlerò del bruxismo. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Per bruxismo intendiamo l'abitudine di serrare e di grignare involontariamente i denti in maniera ritmica e spasmodica. Si tratta dunque di un movimento muscolare non finalizzato, anche detto parafunzionale, talvolta fastidioso e rumoroso non tanto per chi lo compie, poiché non ne è consapevole, ma per chi lo ode. Il bruxismo è un problema più frequente di quanto si possa immaginare. La reale distribuzione nella popolazione è variabile, perché dipende dai criteri di diagnosi. Tuttavia, si stima che il bruxismo notturno abbia un'incidenza tra l'1 e il 15%, mentre il bruxismo da svegli tra il 22 e il 30%. Uno studio di meta-analisi ha sottolineato la presenza di un'associazione tra la sindrome da iperattività ADHD e il bruxismo. Lo studio ha evidenziato una maggiore associazione nei bambini con la sindrome ADHD, 3 volte superiore agli altri bambini. Possiamo suddividere il bruxismo in primario e secondario. Il bruxismo primario non è in relazione con altri problemi di salute, è un problema multifattoriale. Alcuni fattori di rischio sono stress, stati di ansia, fumo, abuso di alcolici e caffeina, oppure malocclusione dentaria o disallineamento delle arcate dentarie. Il bruxismo secondario è invece in relazione con disturbi neurologici o può anche rappresentare un effetto collaterale di alcuni farmaci, i neurolettici. Il sintomo principale riferito dai soggetti con bruxismo è il di grignare i denti in maniera involontaria, specialmente durante il sonno. Spesso il sintomo è riferito non tanto dal soggetto, che spesso dormendo non se ne rende conto, quanto piuttosto dalle persone con cui dorme, perché possono testimoniare il rumore dei denti che sfregano uno sull'altro. A volte sono correlati altri sintomi come cefalea e dolore alle orecchie. All'esame obiettivo si ricercano i segni dell'usura dei denti. Il medico può spesso notarne l'assottigliamento, soprattutto degli incisivi superiori, che possono diventare molto sottili alle estremità per il continuo sfregarsi contro gli inferiori. I denti possono anche essere scheggiati e subire un aumento della sensibilità a causa della perdita dello strato di smalto che si stacca per lo sfregamento. Tra le metodiche per immagini risulta particolarmente utile eseguire una radiografia ortopanoramica che consente di evidenziare problemi di allineamento delle arcate dentarie, malocclusione. Tra i test funzionali la polisonnografia è l'esame gold standard per una diagnosi certa di bruxismo. La polisonnografia consente anche di verificare i cicli del sonno e di conseguenza l'efficacia del riposo notturno. Le conseguenze di questo disturbo interessano sia i denti sia l'organismo in generale. A livello dentario abbiamo già visto come la scheggiatura e l'incrinatura dei denti siano la conseguenza principale. Addirittura si può talvolta arrivare alla rottura del dente creando inestetismi. Sono infatti i denti incisivi, quelli al centro della bocca, quelli maggiormente interessati. Per quanto riguarda l'organismo nel suo complesso, le persone affette da bruxismo spesso lamentano disturbi al di là della semplice problematica dentaria. I muscoli della masticazione si trovano infatti in condizione di stress continuo, senza rilassamento o riposo. Questo produce una sensazione di affaticamento, indolenzimento o dolore a livello della mandibola e delle arcate dentarie. Inoltre, spesso l'affaticamento dei muscoli della masticazione comporta un affaticamento anche della muscolatura del collo, con conseguente irrigidimento e infiammazione. Questo può provocare alla lunga anche cefalea muscolotensiva dovuta all'infiammazione costante della muscolatura del collo. Il modo migliore per evitare che si danneggino i denti consiste nel ridurre l'entità del bruxismo. Per tale motivo si può agire sulla riduzione dello stress con l'utilizzo di tecniche di rilassamento. Un altro metodo per ridurre il fenomeno del bruxismo consiste nell'evitare tutti i comportamenti che tendono a favorirlo.
quindi evitare di bere alcolici, caffè e tè, soprattutto dopo cena. Un terzo metodo è quello di mettere un paradenti o bite durante la notte in modo da evitare lo sfregamento dei denti. Il bite si frappone tra le arcate dentarie che quindi non rischiano di lesionarsi. Per quanto riguarda l'usura dei denti, sebbene i bite siano considerati efficaci nel ridurre il fenomeno, non vi sono comunque evidenze definitive che possono eliminarlo totalmente. Siamo ormai giunti al termine del video di oggi, speriamo vi sia piaciuto. Se lo avete trovato utile, supportateci con un bel mi piace e iscrivetevi al canale. A presto su Med4Care!